Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Finalmente ci siamo, ci stiamo lentamente avvicinando verso quello che sarà il giorno di debutto di Final Fantasy VII Ever Crisis e oggi siamo qui con il secondo video dove, avendo ricevuto già un'infarinatura generale con il video uscito ieri, oggi analizzeremo i personaggi di gioco che ovviamente ho potuto studiare tramite appunto i dati forniti dalla Closed Beta e quindi oggi vi parlo di tutti i personaggi del gioco, in cosa sono forti e quale tecnicamente dovrebbe essere il loro ruolo all'interno del gioco. Cominciamo con Zack Fair. Zack in questo caso è praticamente uno dei migliori, se non il migliore damager all'interno del gioco, sia per quanto riguarda la tipologia di danno fisico e sia per quanto riguarda la tipologia di danno magico, perché così come su Opera Omnia, qui all'interno di Ever Crisis avremo sia danni fisici che danni magici. I danni fisici saranno divisi al solito tra melee e ranged, mentre i danni magici saranno comunque magici e avranno una categoria a parte. Quindi Zack sarà molto molto forte in entrambe le situazioni e ovviamente come personaggio avrà anche delle piccole possibilità di skill per debuffare il nostro avversario. Solitamente questo tipo di personaggi vengono utilizzati principalmente contro i nemici single target e contro i boss, ovviamente, ed inoltre Zack ha anche una peculiarità presente all'interno del gioco, ovvero possiede alcuni attacchi elementali che però vengono ovviamente effettuati in AOE, che si basano però sulle sue statistiche fisiche. Quindi diciamo che effettuerà comunque danno magico, ma la potenza di questi attacchi si baserà principalmente sulle sue statistiche per l'appunto fisiche, quindi attacco fisico, difesa fisica, eccetera eccetera. Come ruolo consigliato, ovviamente Zack non può che essere main DPS. Noi l'abbiamo conosciuto sotto altre sfumature, soprattutto per chi ha giocato a Dissidia, Final Fantasy Opera Omnia, che è un altro titolo che per l'appunto ho trattato per diverso tempo. Abbiamo conosciuto uno Zack come tank, mentre invece in questo caso avremo un personaggio molto offensivo che si dedicherà solo ed esclusivamente all'attacco. Per quanto riguarda Tifa, invece, la nostra regina di cuori, che cosa dobbiamo dire? Tifa è un ottimo personaggio che riesce anche lei a sfruttare caratteristiche fisiche e caratteristiche magiche. Purtroppo, in base alle statistiche e in base anche ai calcoli effettuati a livello massimo, ovviamente sta sotto Zack. Però c'è una cosa che fa meglio di Zack, ovvero il debuff. Infatti Tifa, a differenza di Zack, che possiede qualche piccolo debuff che lo aiuta nella sua, appunto, nel suo effettuare danni ai nemici, Tifa è molto più forte per quanto riguarda il debuff vero e proprio. Quindi avremo una situazione ben diversa. Inoltre al momento all'interno del gioco lei è l'unica in grado ad esurare, quindi a cancellare effetti negativi da se stessa, però quindi non lo può fare per il party ma solo su se stessa, sia di veleno che mutismo, che è molto comodo, soprattutto il mutismo, perché il mutismo all'interno del gioco ti impedisce letteralmente di utilizzare le tecniche. Quindi avere la possibilità comunque di guarire il mutismo, soprattutto per un personaggio che va a debuffare i nostri avversari, è molto comodo e possiede anche un ottimo potenziale per quanto riguarda la tipologia elementale vento. Infatti all'interno del gioco, come vedremo poi quando farò uscire il video sul combat system che analizzeremo appunto tramite un altro video, avremo la possibilità di vedere come funziona il battle system. Per chi ovviamente è già avvezzo a Dissidia Opera Omnia sicuramente non avrà problemi, però per tutti quelli che non conoscono il sistema di combattimento lo analizzeremo con calma.
e quindi Tifa possiede comunque un buon potenziale di danno elementale di tipo vento. I ruoli consigliati in questo caso sono di secondo DPS o di debuffer. Dato che comunque il team all'interno di Ever Crisis sarà composto da 3 unità, solitamente si tende ad utilizzare un main DPS, un secondo DPS o comunque un accompagnatore di danni e successivamente un supporto o un healer che effettivamente possa curare il party per intero. Andiamo a Red. Red 13 o Nanaki, per chi ovviamente lo conosca con questo nome, è un personaggio ibrido. È un personaggio ibrido che sfrutta praticamente danni magici e sfrutta anche il regen. Per quanto riguarda Nanaki, ovviamente lui è l'unico personaggio all'interno del gioco che possiede comunque un regen AOE. Dato che comunque ci sono alcuni, ovviamente la maggior parte dei personaggi avranno la tecnica di regen che potranno applicare a se stessi, in questo caso Red lo può applicare a tutto il party ed è comodo proprio perché impedisce comunque i DPS di smettere di fare danni e preoccuparsi di curarsi, quindi può in un qualche modo aiutare i DPS a fare costantemente danno. Inoltre è anche praticamente il più potente attaccante magico che abbiamo a disposizione per quanto riguarda l'elemento acqua. Infatti gli elementi qui saranno molto importanti, così come le tipologie di danni che potremo effettuare ai nostri avversari, perché appunto i danni non elementali saranno leggermente più alti per quanto riguarda come numeri, ma il danno non elementale praticamente lo possono fare tutti, mentre invece il danno elementale, soprattutto per breccare o comunque impedire le varie skill anche dei nostri avversari, saranno fondamentali. Quindi gli elementi qui giocano un ruolo molto molto importante. Inoltre, altra caratteristica di Nanaki è che possiede l'arma all'interno del gioco con l'attacco magico più alto. Quindi anche se ci sono personaggi magici che sono decisamente più forti, Nanaki, a differenza di questi personaggi, possiede l'arma con la statistica di attacco magico più alta, quindi potrebbe in un qualche modo aiutare molto se utilizzato appunto come attaccante magico, proprio perché i ruoli che solitamente si consigliano per utilizzare Nanaki sono secondo DPS magico, qualora si voglia fare o un team misto fisico magico o comunque come supporto ibrido, perché si può tentare di sfruttare il regen a differenza delle cure, che io comunque non consiglierei, perché qui le cure avranno un ruolo ben definito, e quindi magari utilizzarlo come secondo DPS magico è la soluzione migliore. Andiamo avanti parlando di uno dei personaggi di First Soldier che avremo modo di poter approfondire di più tramite Ever Crisis, ovvero Matt Winsword. Matt Winsword è un personaggio incredibile, è probabilmente uno dei personaggi migliori che è stato rilasciato all'interno della beta, di cui tutti hanno parlato solo che bene. Infatti, quando si avrà la possibilità di ottenere il suo primo costume, potenzialmente, come ho sottolineato nella dicitura, è colui che può effettuare il miglior danno fisico di tutto il gioco, anche rispetto a Cloud e Zac, che fondamentalmente vengono definiti come i migliori damager presenti all'interno del gioco. Lui, con il suo costume, dato che in Ever Crisis si pulleranno anche i costumi, riesce ad avere un vantaggio non indifferente. Anche lui, così come Zac e così come vedremo Cloud, è molto forte con nemici singoli e boss, ma possiede anche la magia elementale AOE ghiaccio più forte di tutto il gioco. Quindi notate come praticamente tutti i personaggi, bene o male, sono buoni in determinate situazioni. Questo perché? Perché i personaggi ovviamente non si pulleranno. Infatti i personaggi si otterranno tutti in maniera gratuita. Ciò che farà la differenza sarà l'equipaggiamento delle armi, che ovviamente tratteremo con un video a parte. Quindi
equipaggiando diverse armi ed equipaggiando ovviamente quelle determinate armi, si avrà la possibilità di avere un personaggio performante al 100%, proprio perché le armi sbloccano abilità, perché le armi sbloccano statistiche, le armi sbloccano diverse cose che rendono il personaggio forte. Quindi qui sarà molto importante concentrarsi sul pullare le armi migliori, che ovviamente tratteremo, per cominciare il gioco al meglio. Inoltre, la cosa che molti hanno apprezzato di questo personaggio è che comunque può anche sostituire Eris come curatore. Infatti Eris, come vedremo tra poco, è fondamentalmente la curatrice migliore del gioco, che ovviamente che novità, però al tempo stesso lui può sostituirla perché ha un'ottima capacità di cura, ma al tempo stesso riesce a fare anche degli ottimi danni. Non è forte come Eris, perché Eris è praticamente uno dei personaggi migliori del gioco al momento, ovviamente essendo comunque pochi personaggi è facile a dirsi, però Eris è comunque uno dei migliori personaggi presenti all'interno del gioco e vedremo anche perché. Ma Matt in questo caso come ruolo consigliato può essere utilizzato come Jolly, perché dove lo metti metti sta bene. Può essere utilizzato come secondo DPS, può essere utilizzato come main DPS se si possiede il suo costume, o come curatore al posto di Eris se ovviamente non si possiede Eris. Lucia Lynn, altro personaggio di First Soldier che avremo modo di conoscere all'interno del gioco, che però in questo caso non è un personaggio che spicca per una statistica in particolare, è un personaggio che riesce a fare un po' di cose e le riesce a fare comunque bene in generale. Però una delle cose che distingue questo personaggio da tutti quanti gli altri è che è l'unica all'interno di tutto il sistema a silenziare i nemici, quindi mettere il debuff di Silence, che è uno dei debuff probabilmente più forti presenti all'interno del gioco, proprio perché il mutismo impedisce di far utilizzare le tecniche agli avversari. Quindi avere la capacità di silenziare, mutare i boss, soprattutto quelli che magari riescono ad effettuare delle tecniche molto offensive, molto aggressive, è un ottimo vantaggio. Inoltre sfrutta anche attacchi single target elementali acqua, che non sono fortissimi ma sono comunque buoni, e poi sfrutta anche attacchi elementali AOE di tipo vento, quindi abbiamo la possibilità di sfruttare comunque due elementi in un personaggio, e avere più elementi in un personaggio è sempre una cosa positiva, perché ci permette di avere un ampio spettro per effettuare danni in debolezza ai nostri avversari. Come ruoli consigliati ovviamente secondo DPS e debuffer, anche se probabilmente il ruolo di debuffer è anche meglio del secondo DPS. Ho messo secondo DPS ovviamente come prima posizione per il ruolo consigliato, perché il debuff che comunque lei infligge lo può infliggere tranquillamente anche mentre fa danno, quindi inutile utilizzarla solo per silenziare i nemici, ma è comodo comunque utilizzarla per fare danni e poi nell'eventualità silenziare i nemici. E infine andiamo da Glenn Lodbrok, che è il terzo personaggio di First Soldier, e tra l'altro lui è lo stesso personaggio che vediamo all'inizio del trailer sfidare Sephiroth in modo molto accattivante, quasi come per quasi rubargli la scena. Povero illuso. Ma ovviamente per quanto riguarda Glenn, che cosa dobbiamo dire? Glenn è praticamente il personaggio che a livello massimo, quindi livello 90, possiede la statistica di attacco fisico più alta di tutto il gioco, quindi è molto più forte, da almeno sulla carta, per quanto riguarda anche Cloud e Zack, che comunque Cloud e Zack rappresentano praticamente i due personaggi migliori del gioco. Giusto per dirlo, il setup che tutti comunque hanno tentato di ottenere è stato appunto Zack, Cloud e poi successivamente Eris, che sarebbe in teoria il team al momento più forte dal punto di vista comunque dei danni presenti all'interno del gioco. Soprattutto è il team migliore da boss killer, quindi tutti i nemici con boss
appunto affrontati con questo team risultano essere molto semplici. Però la cosa buona di Glenn è che comunque lui è molto valido anche contro le orde di nemici. Infatti lui è molto utilizzato nel farming, è stato molto utilizzato nel farming nella Closed Beta ed è molto versatile, proprio perché avendo comunque delle buone caratteristiche e avendo comunque molti attacchi che permettono comunque di eliminare facilmente i trash mob, quindi diciamo tutti i mostri di livello minore, viene ovviamente come ruolo consigliato, viene ovviamente affiancato da secondo DPS o Wave Clearer. Perché Wave Clearer? Perché nel momento in cui bisognerà farmare risorse e bisognerà farmare le cycle, no? Mettiamola così, come su Dissidio per Omnia, Glenn è sicuramente il personaggio più adatto. Passiamo invece adesso a Cloud. Cloud è, insieme a Zack ed Eris, probabilmente uno dei personaggi migliori di tutto il gioco. E Cloud soprattutto è il migliore, se non uno tra i migliori, come ho scritto appunto nella dicitura, degli attaccanti fisici del gioco. Quindi Zack magari può essere utilizzato come attaccante magico, Cloud può essere utilizzato come attaccante fisico, ed Eris invece poi vedremo che sarà la curatrice ibrida del team, quindi per avere comunque una copertura omogenea per tutto quanto il party. È in grado di effettuare enormi danni su single target, e inoltre è anche il miglior attaccante elementale tuono. Infatti, se abbiamo gli elementi che rappresentano comunque un punto importante nel gioco, Cloud non solo è ottimo dal punto di vista fisico, quindi effettua danni fisici, ma effettua anche ottimi danni dal punto di vista tuono, quindi abbiamo la possibilità di sfruttarlo sia come breaker e anche come damager. Infatti, come ruolo principale in questo caso consigliato, abbiamo il DPS, il nuker e il boss killer, che tendenzialmente sono tre ruoli che possono coesistere. Ma perché li ho messi in modo separato? Perché, come vedremo appunto quando tratteremo le armi e come ovviamente si equipaggiano le armi, ci sarà da dire che ogni personaggio avrà un setup migliore di armi per effettuare danni o per ovviamente fare tipologie di danni elementali, eccetera eccetera. Quindi in base alle armi che noi equipaggeremo ai nostri personaggi avremo tot statistiche e anche diverse skill che ci consentiranno di fare ruoli diversi e ruoli ben definiti. Quindi Cloud è vero che comunque può essere un DPS, ma al tempo stesso con l'arma giusta diventa un nuker, proprio perché fa talmente tanti danni da poter effettivamente non dico shottare, ma infliggere un ingente quantitativo di danni, o boss killer perché può concentrarsi appunto nell'attaccare i boss mentre magari gli altri alleati si occupano di cure e si occupano anche magari dei minion in quel caso. Barrett è il penultimo personaggio che è stato analizzato nella beta, dato che in totale per l'appunto erano 9, quindi Barrett come penultimo personaggio è un altro attaccante fisico che però in questo caso sfrutta la tipologia di danni ranged con diverse possibilità di attacchi AOE. Quindi è praticamente un ranged AOE, un po' come su Opera Omnia. Inoltre, a livello massimo, quindi sempre parlando a livello 90, possiede il maggior numero di HP di tutti i personaggi del gioco, e questo lo rende ovviamente molto tankoso. Infatti, i ruoli che si possono consigliare al personaggio di Barrett sono un secondo DPS, che può essere utilizzato insieme a Glenn per farmare o comunque per eliminare grosse quantità di nemici in minor tempo, supporto offensivo perché riesce comunque anche a potenziare il party, o come tank, anche se in realtà il ruolo di tank vero e proprio qui non lo possediamo, perché non esiste effettivamente un vero e proprio ruolo di tank, se possiamo dirlo, ma esistono comunque personaggi che magari riescono a subire più danni e quindi permettono di salvaguardare la salute del party intero. E infine chiudiamo con Eris, ultima ma non per importanza,
Semplicemente perché è probabilmente il personaggio migliore del gioco. Insieme a Zack e Cloud rappresenta il terzo personaggio che probabilmente tutti desidereranno avere con una determinata arma. Perché vi ricordo che i personaggi saranno gratis, quindi sbloccheremo sempre i personaggi in maniera gratuita, ma dovremo equipaggiarli con determinate armi. Infatti Eris è la migliore healer presente all'interno del gioco, e inoltre anche la sua limit break è ottima perché garantisce cure AOE. Quindi non solo lei cura AOE tramite ovviamente le sue skill e tramite il suo kit, ma cura AOE anche grazie alla limit break, quindi veramente ottima. Inoltre Eris è uno di quei personaggi endgame letteralmente, perché permette comunque di completare tutti i contenuti finali del gioco in maniera più semplice, dato che abbiamo cure migliori, difese migliori e anche dei danni migliori, perché ovviamente Eris non solo è ottima come curatrice, ma è anche una delle migliori attaccanti magiche elementali sia di terra che di tuono. Quindi diciamo che Cloud può essere appunto fisico e tuono, Eris può essere magica e tuono e magica terra, e poi Zack invece può essere magico neutrale o comunque fisico neutrale, quindi fare tanti danni senza però preoccuparsi magari del break del nostro avversario, che può essere affidato a qualcun altro. Ovviamente il ruolo consigliato per quanto riguarda Eris è l'healer ibrido magico, perché appunto avremo la possibilità di curarci, avremo la possibilità di fare anche dei bei danni, ma soprattutto avere un personaggio solido per quanto riguarderà quei contenuti un po' più avanzati all'interno del gioco. Detto ciò, non c'è altro da dire sui nostri personaggi presenti all'interno della closed beta, che ho avuto modo di poter guardare con statistiche e ovviamente con i vari set di armi equipaggiati che tratteremo nel prossimo video. Spero che questo video possa esservi stato utile, così come gli altri magari vi saranno utili per avere l'infarinatura generale per cominciare al meglio questa avventura di Final Fantasy VII Ever Crisis. Io vi ringrazio per essere stati con me e ci becchiamo alla prossima. Bye bye.